Programma di quest'anno, il terzo anno dedicato a poesia contemporanea, iniziativa che facciamo come Fedocultura, coinvolgendo moltissimo le scolaresche e che è l'altra faccia rispetto al poeta residente che invece riceveremo nella prima settimana di maggio, dedicato quest'anno alla poesia che non si capisce, cioè quella poesia che in realtà è semplice come dettato, si comprende facilmente e in maniera immediata. Oggi abbiamo ospite Stefano Repra e Saba, e così sarà con gli incontri successivi, e però nonostante la semplicità, quando vengono lette in profondità, questi testi rivelano una ulteriore carica semantica, metaforica, che appunto ci invita a comprendere altre realtà, oltre quella del mondo ordinario. Pur essendo distribuiti in un arco cronologico piuttosto ampio, cominciamo appunto con Umberto Saba, primi del secolo XX, e terminiamo con Giovanni Rabboni, che è morto nei primi anni del nuovo secolo, nonostante questa lunga gita, tuttavia bisogna effettivamente riconoscere che la scrittura semplice, lineare, è uno dei volti della poesia contemporanea. L'altro volto è quello della sperimentazione, è quello dell'alto tessuto metaforico, spesso legato a profondissimi elementi personali, soggettivi, e quindi difficilmente comunicabili. Vale per Saba, perché anzi è un poeta estremamente calato nella realtà del suo tempo, che però è stato un tempo molto lungo. E quindi sì, è una poesia molto intimistica che però rispecchia anche per tanti aspetti la realtà del suo tempo, ed avendo vissuto una vita molto lunga, quindi entrano in campo sia la prima guerra mondiale, il fascismo, le leggi razziali, la Shoah, la persecuzione degli ebrei e quant'altro. I giorni è prevalentemente poesia sperimentale, o almeno spesso è poesia sperimentale, e questo in Saba c'è, ma c'è soltanto in un periodo molto limitato della sua storia di poeta, direi gli anni venti. In quegli anni effettivamente anche Saba abbandona almeno in parte, insomma, la sua vena così lieve, diretta, spontanea, vera, insomma, per fare sì degli esperimenti sia metrici sia anche di una poesia costruita ad imitazione della musica. Lui era stato violinista e allora prova a fare musica in parole, lui dice, no? Quindi le Preludio e Fughe scrive un po' sulla falsariga di Bach.